I poveri non possono essere oggetto di guadagno, dice il Papa. Che valore hanno oggi queste parole? Ci riportano alla mente quello che lui ha detto a Strasburgo. Bisogna toglierci la mentalità dello scarto. La mentalità dello scarto è guardare una persona, pesarla e vedere se mi può essere utile. Il povero utilizzato per un'utilità personale, e dice il Papa, questo qui è mentalità dello scarto. Noi dobbiamo riportare il povero, cioè ricapire che il povero è persona, è dono di Dio, è presenza di Dio. Abbiamo sentito le intercettazioni, persone dire guadagno più dagli immigrati che dalla droga. Cosa vuol dire questo? C'è una rete criminale che specula sugli immigrati? Come si può intercettare allora? Io, sentendo queste parole, mi sono venute in mente le risate e quello che si è detto sul terremoto per L'Aquila. E mi sono venute in mente anche le situazioni. Terremoto, muoiono le persone, tanto dolore, cadono le case, sconcerto. Ma quello che ci ha sconcertato di più è sentire le risate delle persone e si parlavano e dicevano adesso noi ci faremo il guadagno sopra. Oppure vedere delle persone che andavano nelle case a rubare, li chiamavamo sciacalli. Oggi credo che la parola che si debba utilizzare per queste persone che utilizzano gli ultimi poveri per fare interessi, credo che è la parola sciacallaggio. Questa credo che sia la parola che si deve dire. Purtroppo, ecco, la dobbiamo dire e questo ci deve far fare un esame di coscienza, perché forse l'etica e il servizio all'uomo in quanto tale forse è carente. Episodi come questo sono anche minacce per l'opera di chi come voi, come Caritas, cerca di aiutare gli ultimi, cerca di integrarli, di renderle persone? Ma io non credo che possano essere minacce, perché il nostro servizio non è un servizio solamente nel fare delle opere. Noi siamo, la Caritas in quanto tale è un'azione della Chiesa perché vuole pedagogicamente far capire ai cristiani e alla società civile che c'è bisogno di rimboccarsi le maniche, di vedere nell'altro il proprio fratello. Per cui noi continueremo, ecco, a fare questo, nonostante le difficoltà che abbiamo visto, continueremo a fare quest'opera di servizio all'uomo. Ricordo le parole di Papa Francesco che ci ha detto, ecco, andate, parlate di Gesù, se non ci riuscite utilizzate pure le parole. Questa è la sintesi della Caritas. Noi continueremo con le opere a parlare di Gesù perché le persone comprendono l'amore di Dio nei loro confronti. Ci sono comunque delle zone oscure di chi sfrutta le emergenze sociali per arricchirsi. Questo credo l'abbiamo visto, lo sentiamo, ecco, purtroppo ci sono. Ecco, allora io credo che qui ci vuole una riflessione sulla politica. Una politica che vive sull'emergenza, non vive con una progettualità sugli immigrati, una progettualità sulle periferie, una progettualità sui rom, una progettualità, ecco, sulla povertà, e alla fine si trova, ecco, incastrata nelle emergenze, e dalle emergenze poi non si ragiona, si risponde e poi ci sono quelli che ci si infilano dentro, ecco, e quindi vanno solamente alla ricerca del proprio guadagno.